Michele Capitani, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. L'uomo che dribblava i treni è il libro di Michele Capitani, Storie di una umanità senza fissa dimora, edizioni paoline. Michele Capitani appartiene alla comunità di Sant'Egidio, svolge servizio con persone senza fissa dimora. È un professore di lettere, si occupa anche di certificazione della conoscenza dell'italiano per stranieri. In che modo, semplicemente una curiosità, in che modo lei si occupa di certificazione della conoscenza dell'italiano per stranieri? Vale a dire che fa un esame, fa una serie di domande, in che modo arriva questa certificazione? Dunque, le certificazioni sono di vario tipo, essendo l'italiano per stranieri, per motivi proprio storici, di attualità, un campo enorme. E ce ne sono per esempio sui vari livelli, noi lo facciamo con l'Università Stranieri di Perugia ad esempio, poi ci sono i test che sottopone la prefettura ai richiedenti carta di soggiorno e quelli sono già di livello ben specificato e si svolgono nelle sedi delle scuole statali per adulti e per stranieri dove sono io. Insomma, è un mondo abbastanza variegato, però ci sono prove sì, differenziate, articolate, orali, scritte, interazione, eccetera. Sono di vario genere. Dalla comunità di Sant'Egidio, attraverso il lavoro quotidiano di vicinanza agli ultimi, nasce questo libro, L'uomo che dribblava i treni. Ed è un titolo, dicevo, molto particolare, molto bello, un titolo che viene incontro, ma è un titolo che ci racconta veramente qualche cosa che succede. Quest'uomo che dribblava i treni non era un gioco, era un tenersi in vita nonostante tutto. Il titolo, diciamo, è stato preso non perché questo personaggio sia più rilevante del libro, insomma il libro racconta una quarantina circa di persone, però quest'uomo sì, si era trovato, io ho dato la definizione di triplare, però lui si era trovato a escogitare questo trucco per rimanere invisibile a tutti, anche alla Polfer, perché aveva trovato una baracchetta alla stazione un po' più avanti lungo i binari. E lui aspettava che uno dei regionali si fermasse al primo binario, gli passava davanti al muso, saliva attraversando i binari sull'ultimo marciapiede, poi scendeva dal sottopassaggio così da sopravvivere intenzionalmente invisibile per alcuni anni, insomma un trucco che è stato molto efficace, non era cervellotico, era architettato con grande intelligenza. I motivi per cui voleva rimanere invisibile in effetti erano pochi o niente, perché una persona dal passato piuttosto limpido, però a un certo punto problemi di disturbo mentale, difficoltà economiche, difficoltà ad accettare di essere caduti in così grande povertà, e si era ritrovato a chiudersi in questo, come dire, in questo guscio, ecco, in questa sua giungla di binari e di invisibilità. E abbiamo preso questo titolo per il libro, che è appunto un titolo più originale, forse, ecco, che colpisce. Il libro si apre però con una domanda che ci colpisce veramente, nessuno si può sentire escluso. E la domanda è questa: come si chiama il mendicante di fronte alla tua parrocchia? Quella persona a cui noi guardiamo distrattamente quando ce la vogliamo togliere di torno, gli diciamo ciao, buongiorno, spesse volte ciao perché ci rimane più vicino, tanto così per fare i piacioni, no? Oppure diamo una moneta, però non ci spingiamo oltre. E l'inizio di questo libro, come si chiama quel vendicante che è di fronte a te? Ecco, infatti. Quale nome ha? Io ci ho pensato, soprattutto in quali occasioni, quando mi sono accorto che, un po' di anni fa ormai, che tutti coloro che ci indicano, non so, una persona, sai, ho visto di fronte a quel supermercato c'è un signore, non l'ho mai visto, magari c'ha bisogno, quindi c'è tutte persone che ci segnalano con le migliori intenzioni, non c'è mai nessuno che ti dica come si chiama, no? Allora arriva, che ne so, mia madre, per esempio, dice, sai, che l'ho visto in piazza tal dei tali, c'è un ragazzo fatto così cos'ha, c'ha un cane, non è molto magro, mi sembra italiano, ci ho parlato un attimo, cioè anche una dovizia di particolari e appunto una grande intenzione di segnalare con finalità positive, ma il nome non si riesce mai a sapere, cioè una cosa così scontata come l'identità alla fine di una persona. E allora mi sono detto, no, partiamo da qui, anche perché poi in effetti chi fa servizio, come dire, sul campo, noi di Sant'Egidio, ma tanti altri, non vogliamo, come dire, la primazia in questo.
dall'individuo. Quando facciamo il pranzo di Natale non è che invitiamo gli anziani o i senza dimora, noi invitiamo il signor Giorgio, la signora Anna, il signor Juan, eccetera. Sembra scontato, forse un po' retorico, ma proprio non è così. La raccolta di storie, il fatto che gente ti si apra alle loro confidenze non può nascere in questo modo, se no rimani tu da una parte e lui dall'altra e non si va molto avanti. E le storie che vengono raccontate in questo libro edizione Paoline, L'uomo che dribblava i treni, sono storie raccontate con molto rispetto per tutti quanti, perché non stiamo parlando semplicemente delle persone, degli immigrati, no? Ma stiamo parlando di noi, stiamo parlando di una persona che è magari felicemente sposata, come viene raccontata qua, una donna, e poi questa donna viene riconosciuta ed era una maestra, ed è toccante per esempio questa storia. E come diventare barboni? Ci sono 7 mosse per principianti, e lei, Michele Capitani, lo scrive: diventare barboni è la portata di tutti, ognuno può farcela, è sufficiente lasciar sussistere almeno 2 delle seguenti condizioni: separazione dal coniuge, spaccature nella famiglia d'origine, perdita del lavoro, malattia, termine della detenzione, dipendenze alcol, droghe, ludopatie, problemi con la casa, sfratto, sgombero, crollo. Ma siamo tutti molto vicini a queste situazioni a volte. Purtroppo sì, è una missione dolorosa che però forse ci semplifica un attimo, forse ci aiuta ad avere, scusi la frase fatta, meno sovrastrutture, vedere appunto l'altro che è caduto in disgrazia, magari momentaneamente, come uno specchio. Una mia amica che ha letto il libro non parla dei barboni, parla proprio di noi, perché in effetti sono persone come noi. Io vedo gente, non solo immigrati o italiani di altre parti, che non della mia città, io proprio, cioè, ho incontrato gente con cui io 10 anni fa ho giocato a calcetto, persone, genitori di miei ex alunni per esempio, quindi non si parla di un mondo altro, si parla veramente di una città che è compenetrata nella città degli visibili, ecco, diciamo così, e questo va detto subito, perché sennò si ha l'occhio un po' del, come dire, dell'antropologo che vada a studiare, e sempre con buone intenzioni, ma rimanendo sempre altro, e qui non si parla di altri, si parla di gente che una volta ci ha abitato sotto e adesso sotto casa e adesso abita ancora più sotto, cioè per strada, ecco. Poi in una città tutto sommato piccola come la mia, forse questa cosa è ancora più evidente, magari. Nella grande città ci sono grandi numeri, c'è grande circolazione, insomma, ma in una città che potrebbe essere un quartiere di Roma come numero di abitanti, questa cosa è abbastanza lacerante. Da questo libro, Michele Capitani, per i nostri ascoltatori, prossimi lettori, ci vuole raccontare una delle tante storie? Guardi, la storia che a me piace di più è quella dell'ultimo capitolo, in realtà sono 2, perché cerco di dare conto, di rendermi conto del perché della presenza di 2, come dire, di 2 barboni storici. A quelle persone che stanno fisse nello stesso posto, sotto il gelo, sotto il solleone di agosto, eccetera. A un certo punto ho notato che queste due persone che non si conoscono tra loro, che hanno disturbi mentali, difficilmente si riesce a ragionarci per più di 2 o 3 frasi consecutive, e ho capito che sono nella nostra città per un certo motivo, e io adesso non lo svelo, cioè lancio così intenzionalmente un'esca, se riesco ad accendere un po' di curiosità. Però concludo il libro con le 2 storie di queste 2 persone che però fanno come i guardiani della nostra città, uno ai confini nord del comune e uno ai confini sud, e a un certo punto ho cominciato a vedere alcune coincidenze, a vedere il rapporto di questi 2 apparentemente internati, apparentemente del tutto disturbati dal punto di vista mentale, però con la nostra città hanno avuto e hanno un certo rapporto, ecco, e non sono appunto delle ombre, dei personaggi a cui dai una monetina e poi te ne vai con l'animo un po' sollevato. E, appunto, è l'ultimo capitolo, quindi anche in fase di presentazione, no, certo, agli altri relatori non parliamone, perché sennò no, poi si rovina il finale. E poi questi 2 protagonisti ci insegnano una cosa molto semplice, perché sono alla periferia del mondo, la periferia della vita, la periferia di tutti gli affetti, tutti gli amori, tutte le considerazioni.
ci insegnano una cosa nella loro semplicità, nel loro essere così, periferici, ci insegnano il senso della vita. Il senso della vita non è chissà che cosa. Leggendo Già, questo libro, il senso esattamente. della vita è qualcosa di molto, molto semplice, ma nella Sì, sì, semplicità sì. dobbiamo tornare. Forse l'obiettivo ultimo di questo libro, sono partiti, è proprio veramente semplificare tutto, andare proprio, cioè, alleggerirsi. Apparentemente ci sono storie pesanti, ce ne sono altre che hanno risvolti un po' comici in certi casi, molte sono proprio avventura, lo stato puro. Però forse l'obiettivo appunto è semplificare se stessi prima di tutto, insomma. Poi la visione sull'altro, quindi avere un po' più di coraggio ad attaccare il discorso con qualcuno che potrebbe avere difficoltà, eccetera. Ecco. Sì, credo che lei abbia colto, direi. Grazie ancora Michele Capitani per Prego. il tempo che ci ha dedicato, l'uomo che dribblava i treni, storie di una umanità senza fissa dimora, edizioni Paoline. Grazie ancora per il Grazie tempo che a voi, dedica agli buona ultimi. giornata. Buongiorno.